tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata di Nintendaro Incallito. Oggi abbiamo un nuovo unboxing di una Collector's Edition che era veramente da tantissimi mesi, quasi un anno che attendevo. Ed è la Collector's Edition di un gioco che io non ho ancora provato, proprio in attesa della sua uscita in versione fisica. E parliamo di Baldo, quindi è veramente un gioco acclamato, che è piaciuto a tutti quanti, specialmente alla stampa e tutto quanto, che però io non ho ancora giocato e quindi non vedo veramente l'ora di unboxare questa limited barra collector edition, adesso non mi ricordo con esattezza come si chiama. Quindi prima di tutto congratulazioni a Napsteam, che sono gli sviluppatori di questo gioco, una casa di sviluppo totalmente italiana, quindi insomma anche un bel orgoglio italiano. E quindi oggi andiamo a dare un'occhiata a questa bellissima collector's edition che è prodotta da un gruppo francese e che però diciamo che non sono stati per niente bravi né a comunicare le tempistiche né a dare aggiornamenti. Ho anche chiesto come mai ci mettevano così tanto, perché come data di consegna originale davano terzo o quarto quadrimestre, adesso non ricordo, trimestre del 2022, invece è arrivato a febbraio 2023, quasi marzo, quindi insomma sono passati veramente troppi mesi in più rispetto a quando avevano detto. Però in ogni caso adesso focalizziamoci sull'unboxing. Quindi già vedo che non è insomma chiusa benissimo questa scatola, in quanto questo scotch è facilmente rimovibile e uno può benissimo aprire questo pacco. Però tralasciamo questo discorso qua, concentriamoci come dicevo sul contenuto. Quindi apriamo e vediamo un po' cosa si nasconde. Vedete già la copertina della confezione, quindi tiriamo fuori tutto quanto, poi dopo mi divertirò tantissimo a far scoppiare tutto questo bubble wrap. Ed eccola qua, Baldo the Guardian Owls The Three Fairies Edition. Quindi praticamente questa qua è un'edizione che include tutto quanto, quindi il gioco più tutti quanti i DLC, tutto quanto nella stessa cartuccia, quindi non c'è bisogno di scaricare assolutamente nessun tipo di aggiornamento, se non magari per futuri aggiornamenti di stabilità. È prodotto naturalmente, il gioco è prodotto da Napsteam e invece la Collectors è prodotta da Pixel Love Games. Come potete vedere c'è anche il loro sigillo proprio qua di fianco. Vediamo un po' cos'è che dice: Pixel Love Games Limited Collectors Edition. Esatto, quindi questa Collectors Edition qua include un po' di cose interessanti. Vediamo se qua dietro lo dice. Penso di no. Qua dietro dice: immergiti in un mondo magico pieno di misteri da risolvere, tempi da esplorare, città da scoprire e mostri da sconfiggere. La profezia sta diventando realtà. Un ragazzo dal cuore puro è nato. Quindi veramente molto interessante. Qua di nuovo dice Baldur's Witch Collectors e vediamo un po' se dice qualcos'altro qua ai lati. Di nuovo Pixel Love Games Limited Collectors Edition Baldur the Guardian Owls. Direi che comunque abbiamo già visto tutto, quindi direi di aprire questo sigillo. Quindi procederei da questo lato dove c'è l'apertura di qua. Ecco fatto, e vediamo un po' cosa c'è di interessante al suo interno. Non vedo veramente l'ora anche di vedere tutti quanti gli artwork, proprio perché ho evitato di spoilerarmi qualsiasi tipo di contenuto, i vari livelli e tutto quanto del gioco, quindi qua probabilmente vedremo qualcosa anche riguardo a quelli. Quindi qua vediamo di nuovo il sigillo che è di qua all'interno, quindi io a questo punto la aprirò da questo lato e vediamo un po'. Io odio questo tipo di apertura perché si forma sempre una piega qua quando provi ad aprirla e ho sempre paura di rovinare la confezione. Dovrebbe esserci tutto, quindi questa bellissima confezione qua la teniamo comunque sullo sfondo e adesso diamo un'occhiata al contenuto. Quindi la prima cosa che vediamo è Baldo the Guardian Owls Original Soundtrack. Quindi qua abbiamo la colonna sonora completa prodotta da Gianluca Cucchiara e quindi diamo un'occhiata. Ah, è proprio qua dentro il CD, che sarà una confezione. Mi sarei aspettato tipo una confezione dura, invece è tipo cartoncino. E qua abbiamo la lista delle varie musiche che ci sono all'interno, tra cui tutti i vari boss e anche il game over, quindi è praticamente una colonna sonora completa del gioco. Molto carino il fatto che l'immagine sul disco sia praticamente in linea con l'immagine della copertina. E ovviamente vabbè, non sto a tirarlo fuori perché non vedremo nulla di particolare. E anche il retro si estende per far vedere un artwork più grande. C'è questo stranissimo, non so se sia un mostro, non so bene, non voglio dargli un significato cattivo perché magari è buono, però non saprei, poi lo scopriremo quando ci giocherò. Dopodiché qua abbiamo The Prophecy is Coming
Pikachu, è quello che abbiamo letto prima, un ragazzo dal cuore puro, sta per nascere, penso che sia vuoto, sì esatto, è giusto una cosa per riempire lo spazio per non far andare in giro il gioco. E quindi qua abbiamo la copia del gioco con questa copertina limitata, qua abbiamo il simbolo del gufo, abbiamo il simbolo del gioco, naturalmente l'abbiamo già visto, e vediamo il retro della copertina. Quindi direi che dice la stessa identica cosa di prima: azione, avventura, dungeon, immergiti in un'emozionante odissea. Qua dice: viaggio attraverso un enorme mondo aperto e sotterranei pieni di enigmi, nemici e trappole. Estendi l'esperienza con l'espansione The Three Fairies inclusa. Quindi, come vi dicevo, include anche proprio il DLC che è solitamente venduto a parte. Lo unboxeremo tra un attimino. Qua abbiamo il certificato di autenticazione, quindi praticamente qua dice che questo qua è la Limited Edition, la Collector's Edition numero 1010 di 1500, e qua abbiamo Certificate of Authenticity Limited Edition Pixel Love Editions, quindi molto carino, e dietro non c'è nulla, quindi lo appoggiamo qua di fianco. Qua abbiamo, penso, delle cartoline, esatto, sì, con i personaggi. Quindi qua abbiamo Baldo con una ragazzina che non so il suo nome, non avendo giocato, e dietro abbiamo di nuovo questo bellissimo artwork, quindi proprio bellissimi queste cartoline qua con le immagini. Qua abbiamo l'immagine di un villaggio molto molto bella, e sul retro invece abbiamo quel tempio lì con la faccia a forma di gufo che abbiamo visto prima. Qua riusciamo a vedere degli omini, dei mostriciattoli qua sparsi in giro, veramente molto simpatico. Vedo, insomma, sto cercando di osservare se c'è qualcosa di nascosto, però non voglio spoilerarmi più di tanto. E qua abbiamo una casa, sembra tipo a forma di zucca, veramente bellissima, e dietro invece abbiamo vediamo un'altra immagine della città con altri dettagli, con questa casa qua veramente molto simpatica. E infine qua in fondo abbiamo l'artbook vero e proprio, quindi qua dice The Art of Baldo the Guardian Owls, quindi questo qua è un artbook vero e proprio che ci mostrerà insomma delle illustrazioni del gioco, direttamente dal gioco. Quindi diamo un'occhiata a cosa contiene. Qua c'è l'introduzione, c'è anche l'intervista a Fabio Capone, poi ci sono tutti i vari artwork e così via. Quindi diamo subito un'occhiata. Qua dice introduction, c'è la faccia di Baldo qua sulla sinistra, e invece qua sulla destra c'è una piccola introduzione, mettete pure in pausa se volete leggere. Poi vediamo un po', qua abbiamo l'intervista con Fabio Capone, quindi si insomma andrà avanti per un po' di pagine, se volete leggere mettete in pausa come già vi ho detto. E probabilmente parlerà anche di altri giochi che hanno prodotto in passato. Qua vediamo dei giochi per il Game Boy Advance, veramente molto molto bello. Vediamo un po' su quest'altra pagina. Qua abbiamo la domanda numero 3 con degli artwork di Baldo, i primi sketch fatti dal team per il gioco di Baldo. Come avete visto, la faccia di Baldo in effetti è un po' diversa nella versione finale. Qua abbiamo un altro disegno con un gufo, e qua abbiamo la parte numero 4 dell'intervista, e qua dice i design del set dell'ambientazione del gioco con i loro colori vibranti che sono visibilmente ricchi di colore. Qua abbiamo quello che sembra una specie di zona esterna con questa signora anziana con un cane, veramente molto simpatico. E qua dice: creato solamente da due persone, il progetto di Baldo ha impiegato 5 anni per essere completato, quindi veramente molto interessante. Dopodiché qua abbiamo un'altra sezione, un'altra pagina, pagina numero 6, qua lo dice in inglese. Continuando abbiamo la parte 7 con un'altra foto di Baldo con quella ragazza, e direi che siamo quasi alla fine dell'intervista. Immagino qua abbiamo degli altri artwork veramente bellissimi, e adesso mi sa che scorriamo un pochino più velocemente. Qua abbiamo degli sketch, e infine qua abbiamo The Art of Baldo, quindi praticamente tutte le varie armi che sono incluse nel gioco, i vari personaggi, il gufo, i gufi non vedevo veramente l'ora di vederli, sono stracurioso di conoscerli, il ranotto, gli abitanti della foresta. Qua abbiamo un po' di gatti, un personaggio del circo, insomma un sacco di personaggi veramente troppo interessanti, e sono sicuro che poi nel gioco avranno tutti quanti un loro significato. E poi qua abbiamo tutti i vari nemici, vediamo dei topi, pipistrello, dei vari mostri, un mostro a forma di ragno, uno a forma di cactus, molto interessante, sembrano tutti veramente molto cattivi. Lui l'avevo visto in uno dei trailer, quindi sono curioso di andare ad affrontarlo. Dopodiché qua abbiamo sempre tutti i vari scenari del gioco, quindi qua abbiamo la città di
Rodia, il Castello Reale, il Faro di Arturo. Qua abbiamo, vabbè, ovviamente tutti i vari templi che hanno il simbolo che abbiamo visto, le varie case e tutto quanto. E poi qua abbiamo altri simboli e poi i concept art, che questa qua invece è riguardo l'espansione del gioco The Three Fairies. E infine una bellissima key art sul fondo, e qua dice: la profezia sta diventando realtà, un ragazzo dal cuore puro sta per nascere, le creature senza cuore rinchiuse nel mondo di sotto, dai gufi, che sono dai saggi gufi, sono destinati a risalire, insomma a riemergere. Quindi una frase che immagino sarà legata alla storia del gioco. E qua abbiamo il retro dell'artbook, appoggiamolo qua dietro così diamo un'occhiata al gioco. Quindi purtroppo qua non pensavo non ci fosse un pull tab, eccolo qua, perfetto. Opa, like. E quindi vediamo il contenuto, tanto l'esterno l'abbiamo già visto. Qua abbiamo il retro della copertina, che immagino sarà identico a quello della versione di retail normale, e un fogliettino con delle avvertenze. E infine qua dentro abbiamo la schedina di gioco. Quindi veramente una bellissima edizione, non vedo l'ora di iniziare a giocare al fantastico gioco di Baldo, di nuovo creato da questo fantastico team che è Naps Team, un team totalmente italiano che porta l'orgoglio dell'Italia in giro per il mondo con questo fantastico gioco. E quindi vi ringrazio tantissimo di aver guardato questa puntata di Nintendo Recallito. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, lasciate giù nei commenti, consigli, domande, opinioni, tutto quello che volete. Vi ricordo di iscrivervi al canale per altri fantastici contenuti. Ciao ciao!